Quando capirai le nostre storie tese ci spiano più che mai. La mamma lavorava e papà che sparì. Porco cane, è così così. Il lavoro con i ragazzi è iniziato a novembre. Il primo lavoro è stato di trascrizione del film, riduzione del testo, poi abbiamo iniziato a tradurre le canzoni. Ho sperimentato le musiche dei Beatles anche per ricordare il 50° anniversario dalla rivoluzione studentesca giovanile del 68. Su, avanti, spogliati e indossa il tuo costume, ma senza rovinarlo. E dei miei vestiti che succede? Appartengono alla ditta, Corredo e poi, giovanotto signore che ha conosciuto tempi migliori. Ah, esiste ancora questo tipo? Perché non potrei essere io il signore che ha conosciuto tempi migliori? Perché la verità non commuove mai. Se hai mal di stomaco e ti lamenti, non farai che rompere le scatole. E poi non ci sono altre domande da fare. Su, cambiati! Ma questi vestiti non sono un poco sporchi? Io... No, scusa. Dai, figliolo, sbrigati! Non vorrei che ti tenga i calzoni fino a Natale! Ma gli stivali non me li levo, di sicuro! Mai! Vedrete che non viene. Dici? È matematico. Peccato. Peccato perché? A quanto ne so io deve essere già in Messico. Questo si chiama filare... Caffè. Caffè? Non sei oltre il confine. È il mio giovedì. Sono forse il tipo che si priva delle sue più care abitudini per queste sciocchezze. E poi pioveva. Atto di accusa contro il capitano Mackie Messer. Ci sono anch'io? Sta tranquillo, l'intera ditta è tutto il personale. Siamo immortalati tutti in quel poema. Ehi ragazzi, guardate. Qui c'è l'atto di accusa di Mackie Messer. Mac, dammi un po' la tua mano. Sì, Jenny, leggigli la mano. Tu ci capisci a puntino. Grossa eredità? No, niente grossa eredità. Vengo a pregarla di scusarmi per la mia condotta di ieri. Molto interessante. Davvero non ho scuse per la mia condotta di ieri, se non la mia sventura. Già, già. Oh, gentile signorina, deve scusarmi. Ieri ero molto irritata per la condotta del signor McKeith. Realmente non avrebbe dovuto metterci tutte e due in una situazione simile, non è vero? Può anche dirglielo se lo vede. Io non lo vedo. Oh sì che lo vede. No, non lo vedo. Forse l'onore di conoscervi, giovanotto? Imbottito? Naturalmente. E ben lavorato, non è vero?